Chi non vorrebbe poter viaggiare liberamente avanti e indietro nel tempo? Ma è possibile farlo? Cerchiamo di scoprirlo insieme in questa nuova puntata di X-Dimension. La fantascienza ci fa sognare, mostrandoci mondi che probabilmente non ne riusciremo mai a vedere. Ma la domanda che molti si pongono è: sarà mai possibile viaggiare nel tempo? Alcuni anni fa avremmo sicuramente detto di no, ma oggi gli scienziati ci dicono che potrebbe anche essere possibile. Non vogliamo perderci in complicati calcoli matematici, ma fare giusto un paio di osservazioni. Partiamo dal presupposto che il tempo e lo spazio sono connessi tra loro. Quindi, per esempio, se avessimo la possibilità di viaggiare a 300.000 km al secondo, ovvero alla velocità della luce, sulla nostra astronave il tempo scorrerebbe più lentamente rispetto che sulla Terra. Immaginiamo di viaggiare per un paio di settimane nel cosmo. Al nostro ritorno a casa sarebbero trascorsi 100 anni. Questo succede perché il tempo è relativo, come diceva Einstein. Fu proprio lui a donare all'umanità la legge della relatività, uno dei capisaldi della fisica. Sempre secondo questa legge, non sarebbe possibile superare la velocità della luce. Qualcosa di molto simile avviene in prossimità dei buchi neri, per esempio. Se ci avvicinassimo a uno di questi mostri cosmici, il nostro tempo rallenterebbe sempre di più, all'infinito. Un osservatore esterno che vedesse la nostra astronave da molto lontano, ad un certo punto, in prossimità del centro del buco nero, ci vedrebbe immobili. Naturalmente noi non avvertiremmo questa condizione di immobilità, per noi la velocità rimarrebbe costante. Questo perché appunto il tempo è relativo. Anche nel caso dei buchi neri, se ci capitasse di avvicinarci a essi e poi di ritornare sulla Terra, al nostro ritorno, ancora una volta, ci ritroveremmo nel futuro. Un esempio di questa situazione la potete trovare nel film Interstellar del 2014. Non vi dico di più per non fare spoiler. Tra l'altro, parlando dei buchi neri, non posso dimenticare il film The Black Hole del 1979. In questo film, uno scienziato pazzo vuole entrare con la sua astronave in un buco nero per vedere cosa c'è dall'altra parte, ma non tutti i passeggeri apprezzano questo suo piano. Anche in 2001, Odissea nello spazio, del 1968, diretto da Stanley Kubrick, si parla di misteri spaziali e viaggi nel tempo. Già che parliamo di film, è mio dovere consigliarvi The Time Machine. Sia la versione del 1960 sia quella del 2002 sono ispirate all'omonimo romanzo di H.G. Wells. Un altro capolavoro della fantascienza è Ritorno al futuro di Robert Zemeckis. In realtà parliamo di una trilogia di film. Io stesso ho trattato il tema dei viaggi nel tempo in Links the Web Series. Chiara, io ho visto la tua morte. Io vidi lei, la tua sosia, che ti puntava contro qualcosa. E tu cadesti a terra senza vita. Ma non è mai successo. Non è successo nel tuo universo, ma è successo in un altro tempo, in un altro spazio. Quello da cui proviene Nicolai. Dovevo fare qualcosa. Sapevo che avrei ancora potuto salvarti. Ma per farlo, dovevo trovare il coraggio di collaudare la mia invenzione. La macchina del tempo. Trovate gli episodi su YouTube. Lo scienziato Nicolai Vardos costruisce una macchina del tempo, ma così facendo crea un paradosso spazio-temporale che mette in allarme Xum, un controllore del tempo proveniente dal futuro, membro della TTA, Time Travel Agency. E da dove vieni tu? Dal futuro. Ma non può essere! Non può essere perché se fosse vero che vieni dal futuro, non saresti così stupido da dirmelo, perché rischieresti di alterare il corso degli eventi. Il corso degli eventi è già stato alterato. Da te. Per questo ti sto dicendo queste cose. Sono qui per rimettere tutto in ordine. Le vicende di Jinx si svolgono nello stesso universo di TTT, Il Temponauta, un mio romanzo di fantascienza, in cui immagino un futuro in cui la macchina del tempo viene impiegata per scopi didattici, da turisti e studiosi che tornano indietro nel tempo per vedere la storia con i loro occhi, a bordo di dischi volanti. Tuttavia, durante uno di questi viaggi, qualcosa va storto e i due piloti precipitano a Roswell nel 1947. Vi ricorda qualcosa?
Ma passiamo oltre, lasciamo il mondo della fantasia per tornare alla realtà. Non voglio pronunciarmi in merito ai numerosi presunti viaggiatori del tempo provenienti dal futuro per annunciare imminenti catastrofi sui social media. Invece ho sempre trovato interessante il cosiddetto triangolo delle Bermude. In questo angolo del mondo sono scomparsi misteriosamente, senza lasciare traccia, innumerevoli navi e aerei. Si sono proposte varie ipotesi nella speranza di risolvere questo mistero, ma nessuna abbastanza credibile. Si è anche immaginata la presenza, in questo punto, di una sorta di tunnel spazio-temporale, uno Stargate verso un altro universo. Sembra fantascienza, non credete? Certo, potrebbe anche esserlo, ma i fisici ci dicono che, teoricamente, i cunicoli spazio-temporali sarebbero anche possibili. Detti anche wormhole, permetterebbero di curvare lo spazio e il tempo, risparmiandoci l'intero viaggio dal punto A al punto B. Quanto hai detto che dista, Nibium? Secondo i vostri parametri di misurazione, circa 4 anni luce. Ecco, vedi? Perfetto, perché Victor ha inviato quel segnale 4 anni fa, evidentemente per sbaglio, nel momento stesso in cui ha messo piede nel relitto di quell'astronave. Il segnale ha viaggiato nel cosmo per 4 anni e poi è arrivato su Nibium, dove l'avete ricevuto voi. Poi sei arrivato tu, ed eccoti qui. No, aspettate. Non avrebbe dovuto anche lui impiegare 4 anni per arrivare qui? Non viaggiate alla velocità della luce? No. Non è corretto dire che viaggiamo. È più corretto dire che ci dislochiamo. Sì, perché loro usano dei cunicoli. Dei tunnel spazio-temporali che gli permettono di percorrere 4 anni luce in pochi secondi. E quindi tutto combacia. La mia teoria non può che essere corretta. Uno dei problemi più grandi dei viaggi nel tempo sono i paradossi. Vi faccio un esempio. Immaginiamo di riuscire a costruire veramente una macchina del tempo. Parto e decido di tornare indietro a prima che io nascessi. Mi ritrovo così nel passato. Ora, mettiamo il caso, inavvertitamente, di uccidere mio nonno. Se questo accadesse, io non nascerei più, quindi forse smetterei di esistere. Se così fosse, non potrei più costruire la macchina del tempo, né tornare indietro, ma a quel punto mio nonno viverebbe, e io nascerei nuovamente. Questo è un paradosso, un loop senza fine. Per risolvere il problema dei paradossi, i fisici hanno immaginato la presenza di più universi paralleli. Semplice, no? Alla luce di questa teoria, rivediamo un attimino l'esempio di prima. Se inventassi la macchina del tempo, tornassi indietro e venissi accidentalmente per uccidere mio nonno, io non smetterei di esistere. Al mio ritorno nel presente mi ritroverei semplicemente in un altro universo. Avete mal di testa, vero? I fisici teorici che studiano la possibilità dei viaggi nel tempo ancora di più. Certo, per ora si tratta solo di teorie, ma chissà che in futuro non si riesca veramente a viaggiare avanti e indietro nel tempo. Aspetta, non me lo dire? Nikolaj Vardoz! E tu chi diavolo sei? Io? Non si vede! Io sono te! Com'è possibile tutto questo? Speravo che me lo chiedessi. Tu vieni dal futuro. Beh, non proprio, amico mio. Non proprio. Beh, tu non faticherai a capire, perché sai, io sono te e tu sei me, quindi... Aspetta, guarda, guarda. Questa è la linea del continuum spazio-temporale, ok? Ricordi quando tu e Sheknek siete stati nel Medioevo e avete conosciuto Dante? Sheknek ha deviato il naturale corso degli eventi generando una linea temporale alternativa che al vostro ritorno nel presente vi ha catapultato in un universo parallelo. Il mio universo. Per concludere, vorrei ripetere un simpatico esperimento condotto da Stephen Hawking nel 2009. Organizzò un party e attese l'arrivo di un temponauta dal futuro. In quell'occasione non si presentò nessuno alla sua porta. Ci riproviamo? Ammettendo che questo video rimanga online per secoli, invito un ambasciatore a farmi visita dal futuro. Oggi è il 9 aprile 2022 e sono alle ore 19:05. Mi rivolgo a te. Se nel tuo tempo è già possibile viaggiare nel tempo, vieni a farmi visita tra 10 secondi da ora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Niente, il mio esperimento è fallito. Ora i casi sono 3. A. Questo video non rimarrà online per così tanto tempo. B. I viaggiatori del tempo del futuro rispetteranno una sorta di legge della non interferenza per non cambiare il corso degli eventi, proprio come ho immaginato io nel mio romanzo TTT, Il Temponauta.
C, nessuno inventerà mai la macchina del tempo. Oppure D, magari sto antipatico ai temponauti. Vi segnalo, come sempre, alcuni libri. Prima di tutto, TTT, il temponauta, di Giorgio Pastore. Un romanzo di fantascienza che potrebbe piacervi, se avete seguito con interesse questa puntata. Viaggiare nel tempo, di Alessandro Vietti. Edizioni scientifiche Celum. È un concentrato di informazioni sul viaggio nel tempo, scrupolosamente visto da un punto di vista scientifico. Oltre la mente di Dio, di Alessio e Alessandro De Angelis. Quando l'uomo creò Dio senza sapere di esserlo. Infinito Editori. Si tratta di un percorso travolgente che ricostruisce la storia dell'umanità dal diluvio universale all'esodo biblico attraverso nuove news scientifiche. La fisica di Dio, di Sabato Scala e Fiammetta Bianchi. Dalle dinamiche della mente e del cosmo, il potere di creare la tua realtà. Oltre alla fisica dei quanti, una nuova teoria del tutto. Uno Editori. Grazie a questo libro risalirete la fonte originaria del progetto cosmico creativo, ottenendo così la chiave per accedere ai segreti dell'universo, dell'uomo e della vita. Scomparsi, di Umberto Visani. Uno Editore. Dal caso di Hanging Rock al mistero del passo Dietolov. Storia e casistica di sparizioni anomale. Abbiamo deciso di includere questo libro in questa raccolta perché potrebbe centrare con i discorsi qui esposti. Infine, Bermuda, il triangolo maledetto, di Charles Berlitz, per chi volesse approfondire il mistero del triangolo delle Bermuda. Buona lettura e buona indagine!